Ad un Real Giulia Nova cinico, basta una rete nel primo tempo di Francesco Di Paolo per avere la meglio dell'Atletico Terme Fiuggi e ritrovare la vittoria che mancava dal 23 novembre scorso in casa giallorossa. La squadra del tecnico del Grosso deve rinunciare per la sfida odierna agli infortunati Federico Di Paolo e Castiglia, optando per la difesa a 3, dove trovano spazio Guaiè, Nazzari e Diamutene, a Torelli le redini del centrocampo, in avanti Suriano alle spalle di Cesario e Di Paolo Francesco. Giuseppe Incolciati a Giulia Nova con il collaudato 4-3-3, schiera in Diana, Falasca, Rizzitelli e Forgione. Attacco affidato ad Andrea, Macri e Passaro. Assenti Basilico e Zaccone, appiedati dal giudice sportivo. Dirige l'incontro Vito Guerra di Venosa. Il Real Giulianova ha subito l'occasione di mettere il match in discesa al secondo minuto. Campanile in area di rigore che trova la coordinazione volante di Guaiè, ma il suo tiro viene ribattuto in angolo dalla difesa frosinate. Questa resta l'unica azione dei primi 25 minuti, con la gara che fatica a decollare, viste anche le condizioni del terreno di gioco non in perfette condizioni, obbligando le due squadre ad agire con lanci lunghi. Prima della mezz'ora blitz offensivo dell'Atletico Terme Fiuggi, con Rizzitelli che approfitta di una dormita della difesa di casa, ma al momento del tiro viene murato dalla difesa in ripiegamento. Sul tapin lo stesso Rizzitelli mette fuori. Passato il pericolo, i giallorossi crescono in mezzo al campo e proprio da vie centrali arriva il vantaggio del Giulianova e bravo Francesco Di Paolo a inserirsi tra le maglie dei difensori rosso-blu e una volta tu per tu con il portiere lo supera con un tocco morbido. La troppa euforia per il gol del vantaggio costa il cartellino giallo al giocatore romano. Adesso per i padroni di casa la gara si mette sui binari giusti e al 36esimo arriva anche l'occasione per raddoppiare. Suriano va giù in area di rigore con il direttore di gara deciso sulla decisione di far continuare. L'azione prosegue per vie centrali con la sfera che giunge sui piedi di Ramku che prova la forte conclusione dalla distanza con la sfera che si impenna e mette in azione Francesco Di Paolo che per questione di centimetri non aggancia. Sfuma così un'importante occasione per l'11 di casa. Stessi 22 in campo con la ripresa che vede subito un calcio di punizione pericoloso per il Giulianova, ma il piazzato dal limite di Suriano non inquadra lo specchio. Ma al settimo minuto torna ad affacciarsi in area abruzzese il Fiuggi con Passaro che si coordina in sforbiciata, ma il tiro centrale non impensierisce Buifulco. Al 20° minuto, gioco interrotto per alcuni minuti, quando il direttore di gara espelle due componenti delle panchine, a farne le spese il giocatore Balducci in casa Giulianova e mister Incocciati del Fiuggi. Tre giri di lancette potrebbe chiuderla il Giulianova, punizione defilata di Suriano che disegna una parabola velenosa in aria su cui si lancia Torelli che per una questione di centimetri non trova la testata vincente. Da qui in poi nient'altro, con il Giulianova bravo a gestire il vantaggio approfittando della sterile vena sottoporta degli avanti ospiti. Al triplice fischio grande gioia dei giocatori e tifosi per una vittoria dalla importanza inestimabile che in casa Giulianova significa sperare ancora nella salvezza diretta a fine stagione. Domenica scontro diretto in casa del Chieti per un derby che si annuncia scintillante. Mister Del Grosso, una partita giocata con un piglio giusto sin dal primo minuto, una vittoria che mancava dal 23 novembre, una vittoria importante che dà anche morale. Sì, hai detto bene, una vittoria che mancava da tanto, ci siamo riusciti meritatamente. La squadra ha offerto una prestazione, secondo me, molto positiva sotto alcuni aspetti. Alcune cose da rivedere, come è normale che può capitare, però ecco, un applauso veramente ai ragazzi e a chi sono entrati, perché hanno interpretato la gara sotto l'aspetto mentale, anche tattico, perché avevamo visto in settimana quali erano i punti forti e quali potevano essere i punti deboli del Fiuggi, quindi direi che l'hanno interpretata molto molto bene la gara, molto sofferta, come sarà il nostro cammino, perché è un cammino molto sofferto, però ecco, quando c'è anche un po' di sofferenza le vittorie sono anche più belle. Mister Incocciati, non parliamo subito di partita, parliamo da quell'episodio che l'ha visto protagonista il cartellino rosso, che cosa è successo? Ma nulla, io evidentemente il guardalinea ha segnalato all'arbitro una mia cosa nei confronti di un tifoso che era attaccato e continuava a sputare, gli avrò detto di non sputare, invece vabbè, è successo, pazienza, insomma me la tengo. Parliamo di questa partita, il Fiuggi che lontano dal capo i prati fa un po' di difficoltà, solo 11 punti raccolti sui 33 e oggi si è vista questa difficoltà specialmente in avanti. Ma certamente la squadra ha fatto una buona prestazione, non ha raccolto, potevamo passare anche noi, però insomma direi che è stata una partita
una partita che doveva andare in questo modo ed andare in questo modo, e certamente hanno fatto gol per primi loro e sono riusciti ad essere bravi a mantenerlo fino alla fine. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi, credo che insomma la mia squadra abbia poco da recriminare, se non quello che diceva lei giustamente, che fuori casa dobbiamo migliorare secondo me sotto l'aspetto della gestione delle emozioni, perché forse ci lasciamo trasportare da episodi esterni, da situazioni esterne che non devono accadere. La mia squadra deve giocare bene e deve essere incisiva come quando gioca in casa, e questo è l'ideale, ma ci sto lavorando, sono ragazzi che hanno bisogno di crescere e quindi ce la teniamo e cerchiamo di fare in modo che queste sconfitte servano a far crescere positivamente, diciamo, il nostro carattere.